anni, ma il viso da cherubino, senza un filo di barba, lo faceva sembrare ancora più giovane. Era gentile, però ho insistito perché se ne andasse. Non volevo rimanere da sola in casa con un uomo, non importa quanto innocuo. Sono andata di sopra e mi sono preparata un bagno. Acqua, acqua dappertutto. La sua voce è piena di una luce che non ho mai sentito quando parla con me. Non appena la vasca è stata piena a metà, mi sono chinata per entrarci, digrignando i denti per il panico, il battito del cuore che aumentava mentre il mio corpo affondava. Va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Innanzitutto è la seconda volta con questa scrittrice, quindi un certo onore. È una bravissima scrittrice, scrive bene, quindi mi piace tanto. È appassionante, lei è molto appassionante. Pagina 262. Jules. L'alchimia che c'è stata con Rachel, sì, c'è ora anche con Jules. Jules è diversa però, nel senso anche lei è una donna fragile, complessa, piena di livelli e segreti, ha tutto questo mondo della rimozione che è molto interessante. Rachel mi ha spezzato il cuore, io cioè, me la immaginavo con quella lattina di gin tonic sul treno, mi ha spezzato il cuore, lei che vedeva la sua vecchia vita e intanto scopriva delle cose. Lei proprio mi ha devastato, ora anche Jules mi sta devastando, ma mi sta facendo venire l'ansia della verità, perché devo sapere come va a finire questa storia. Perché lei è dentro a un mondo che sta cercando di ricostruire e io con lei. Doveva essere lei? Ma dov'era? Forse in cucina? Doveva essere affamata? Sarei scesa di sotto e l'avrei trovata con la testa infilata nel frigorifero. Ho sceso le scale in punta di piedi. Ho attraversato il corridoio. Sono passata davanti alla porta del soggiorno. E lì, con la coda dell'occhio, l'ho vista. Un'ombra. Una sagoma. Sicuramente la Hawkins è attratta dal non detto, le verità psicologiche mi attraggono perché ci riguardano. Puoi fare la vita che vuoi, puoi venire da dove vuoi, ma siamo tutti là, su quello che non è stato detto, quello che non è stato anche memorizzato, come nel caso di Jules. E tutti noi, quando abbiamo una epifania, anche che avvenga da sola, cioè sia soli e finalmente capisci una cosa che sono anni sopra quale ti arrovelli, cioè, succede qualcosa a livello emotivo e è importante, sì, mi appassiona, mi riguarda. Ah, perché fare altro che dirtelo, farò una poesia, altro che dirtelo. Hai passato tutta la vita a cercare di capire perché ti odiavo così tanto e io non avrei dovuto fare altro che dirtelo. Tutto quello che dovevo fare era rispondere quando chiamavi. È molto diverso recitare un film e leggere un libro ad alta voce, per un semplice fatto. Quando prepari un film ho un controllo totale sulla storia e poi vado a lavorare sulle sfumature. Mentre qui sto scoprendo la storia e la verità passo dopo passo e quindi non c'è il passaggio razionale e di controllo, è direttamente emotivo. Succede ogni tanto che mi emoziono come una cretina nel buio, perché scopro delle cose e dico, oh, e non lo so, forse è più onesto. Sì. Solita, la mamma del tuo ispettore, la madre di Sean. La mamma del tuo ispettore, la mamma di Sean. Se leggo a voce alta può succedere che mi si incrina la voce. E se senti che mi manca l'aria, che mi manca la saliva, che c'è un groppo qui, è un passaggio emotivo, è un'altra roba.